sta per iniziare l'importantissimo match tra il Firenze ed il Brescia femminile. Brescia che deve rinunciare all'infortunata Cernoia, ma che può contare su tutto il resto della rosa per la partita di oggi. Milena Bertolini schiera il suo 3-4-3 con in zona offensiva Girelli, Savatino e Tarenzi. C'è il lancio ora in avanti di Alborghetti. Tarenzi prende il pallone, prova il taglio in profondità per Savatino, il sinistro! Savatino, pericolo! Nasuti, partita molto bene Nasuti oggi. Tocco per... attenzione, botta per Rosucci, attenzione, c'è Savatino! Savatino! È il vantaggio del Brescia! Il vantaggio del Brescia! Bellissima azione di grande opportunismo di Daniela Savatino! Buonasera sul fondo, va via Bonansea, ne salta una. Prova a guardare dentro, Bonansea, prova a mettere il pallone, forse aspetta un po' troppo. Pallone che arriva, limite dell'area, Girelli! Girelli! Fa partire un missile Girelli! Ed è 2-0 Brescia! Grande conclusione a fuori area di Cristiana Girelli! Dada, bello il velo di Rosucci per Tarenzi. Tarenzi prova in profondità, il pallone non filtra, Tarenzi al limite, Savatino ancora per Tarenzi, e lì però... ci stava anche una conclusione, c'era lo spazio per il tiro da fuori. Pallone ora che arriva in area di rigore, c'è sola del prete. E qua arriva gol di Firenze. C'è gol di Firenze, però abbiamo dormito. Un po' di fretta, potevamo far alzare un po' la squadra. Bello, bello, bello il pallone di Alborghetti per Girelli. Viene vista però in posizione irregolare Cristiana Girelli. Riesce comunque Firenze a venire in avanti, Adami pesca Rinaldi, Rinaldi prova ad andare via ad Adda, Rinaldi, tocco per Adami che entra in area di rigore, Marchitelli, Marchitelli! Ecco Tarenzi in verticale, attenzione, buonasera, il tocco e il pallone entra, il pallone entra! Il pallone entra, Bonansea trova il 3-1, grandissima Barbara Bonansea in velocità, intanto ci sono le proteste del prete che si prende anche un giallo. Intercettato però, ecco Bonansea sulla destra che si accentra alla BB Airlines, tocco per Savatino al destro ed è gol, c'è il gol e siamo sul 4-1, Savatino! Trova l'angolino sulla sinistra di Matsubayashi ed è 4-1 per il Brescia. Grande azione della BB Airlines. Viene in avanti Linari, l'ex di giornata, prova la conclusione. Ancora Girelli da fuori, deve intervenire coi piedi Matsubayashi. Non filtra però il pallone. Rosucci per Bonansea, grande numero di Bonansea, la progressione, il destro, ancora ribattuto il palo per Savatino, Savatino ce l'avrebbe qua sulla sinistra, Boatti, ma fa partire Bonansea, che progressione, Bonansea si guarda intorno, poi sinistro, interviene ancora con i piedi Matsubayashi. Calcio d'angolo che parte, Savatino, tocco, arriva Bonansea, il destro! E c'è un grandissimo gol di Barbara Bonansea che porta il risultato sul 5-1. Bonansea nel secondo tempo scatenata. Prova a venire ancora in avanti, siamo comunque sullo scadere. Che va Barbara? Savatino ora, bel pallone in profondità, Bonansea salta il portiere, il palo incredibile, incredibile, incredibile il palo. E finisce qui la partita, 5-1 per il Brescia e 2-0 a favore del Verona. Si deciderà tutto quanto sabato prossimo presumibilmente, quando il Verona affronterà il Mozzanica. Invece le Leonesse saranno in casa al Club Azzurri contro il Pordenone.